30 e 31 maggio, 1 e 2 giugno. Quattro giornate per 50 eventi, 30 ospiti e 5.000 brodetti pronti a celebrare il piatto simbolo della tradizione marinara fanese. Brodetto Fest è pronto a riaccendere l'estate di Fano con la kermesse presentata dalla macchina organizzativa di Confesercenti presso la sede di New Copromo. Il brodetto era scomparso 20 anni fa dalle tavole della ristorazione locale Abbiamo riscoperto una ricetta che oggi la troviamo su tutti i menu dei ristoranti non solo fanesi ma di tutta la provincia, eh, un piatto riconosciuto a livello internazionale tant'è vero che lo scorso anno lo abbiamo portato nella città di Londra davanti a tutti i ristoratori italiani eh, a Londra e l'abbiamo portato alla Fiera Mondiale della Pesca. Già da Barcellona eh, abbiamo visto che la manifestazione sta, di, sta assumendo dei connotati eh, non dico più nazionale ma internazionale, riconoscimenti ne abbiamo avuti a Iosa, continuiamo a, ad averne, eh, il ministro proprio a Barcellona mh, ci ha in, eh, fatto un bel regalo come... Unica associazione per il momento candidata per il patrimonio mondiale dell'UNESCO per la cucina italiana. Dietro il, questo piatto non c'è soltanto il pescato dell'Adriatico, il lavoro dei nostri pescatori, eh, di tutta la marineria, ma c'è anche il discorso ristorazione, c'è il discorso della promozione di tanti altri prodotti che vanno dal, dal, dai vini di, di abbinamento, i vini delle marche, ma abbiamo sempre lavorato anche che con il bianchello del Metauro e tutte le altre eccellenze della città e di questo territorio. Curiosità, attenzione anche sul ritorno della gara nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce sarà presente la Liguria, vincitrice della scorsa edizione con il Ciupin e sarà presente la Regione Marche e ben altre sei regioni. In realtà in totale sono otto regioni, verranno giudicate da una giuria popolare e una giuria tecnica. Ci sarà la collaborazione con Italia Tavola ed infatti uno, uno dei componenti della giuria tecnica è Alberto Lupini il suo direttore. Non mancheranno sicuramente gli ormai consueti, tradizionali e tanto aspettati cooking show i cooking show vedranno l'esibizione di chef stellati, eh, il, ci sarà sicuramente Igles Corelli eh, che nella sua carriera vanta eh, ben 5 stelle Michelin. Ci sarà eh, Andrea Aprea, chef eh, napoletano eh, che ha aperto di recente un uh, ristorante bistrot nel Milanese e vanta ben 2 stelle Michelin. Un anno fa la riscoperta dell'abbinamento con la birra, quest'anno focus sulla vongola. Avremo uno spazio dedicato alla Vongola e gestito eh, dal, da un ristoratore fanese insieme all'azienda Copromo. E attesa poi una ricca carrellata di super ospiti fra cinema, teatro e musica. Sarà il giovedì 30 maggio con Sergio Rubini, attore, scenografo e regista. Quindi veramente eh, un'icona del cinema italiano. Il giorno successivo, il 31 di maggio, sarà la volta di parasole, comico, umorista, scrittore, che con la sua comicità, con il suo umorismo tratta sempre temi di importanza notevole come l'ambiente, la sostenibilità, la cura della sana alimentazione. Il giorno successivo, il primo di giugno, sarà la svolta musicale. Sul palco centrale alle 9.30 si esibirà Simona Molinari, cantautrice pop, jazz, che vanta ben due presenze al Festival di Sanremo come Concorrente e ben altre due presenze come, come ospite. Il 2 giugno sarà la volta di Renzo Rubino e La Sbanda, che con il loro spettacolo musicale tradizionale sarà sicuramente coinvolgente per il pubblico: sarà uno spettacolo tutto da vivere, eh, cantare ma anche ballare.